Salve ragazzi, cari amici del web, quest'oggi farò un video molto interessante, molto semplice, pur essendo un aspetto molto tecnico, perché mi sono reso conto che molti non sanno niente di mining, di algoritmi di hash e il Bitcoin comunque rimane sempre un qualche cosa di astratto. Ho visto io, c'è gente che ha fatto dei video molto belli, però rimangono incomprensibili perché se tu non sai la base, non puoi sapere tutto quello che viene oltre, diciamo, l'aspetto più tecnico ti potrebbe sfuggire. Quindi mi sono prefissato di fare, di trattare il Bitcoin nel suo aspetto tecnico in modo molto semplice e tratterò anche, il mining, quello condiviso, perché è una cosa, molti si uniscono a questi gruppi qui di minatori per cercare di risolvere questi hash, per fare dei calcoli, diciamo, e ottenere anche loro un vantaggio. Ecco, ma Andrea, perché te che sei così esperto, poi alla fine fai video, ti troviamo a mangiare con un panino in mano? No, questo qua non è un panino, è il classico butter brod russo, e come vedete è una tartina con il caviale beluga. Perché noi che comunque trattiamo Bitcoin di mattina, già di prima mattina, Dom Perignon e tartine di caviale, ecco. E poi ci svegliamo ancora in pigiama e ci mettiamo a fare questi video qua. Ecco, questo giusto per chiarire: il Dom Perignon non c'è perché mi ha ordinato il dottore che non posso bere alcolici. Quindi, no, ho preso la tartina perché ho visto che tanto adesso va di moda fare il video lì con la tazzina del caffè, così pure sono tutte minchiate. Cioè, io per distinguermi, c'ho la tartina di caviale beluga. Allora, incominciamo. Guarda, questo video qua sarà veramente, aprirà un mondo per tanti, anche gente che da tanto tempo si dedica al Bitcoin, però non ci ha capito bene. Allora, diciamo, cos'è questa blockchain? Sono degli anelli, ogni anello sono delle transazioni. E qual è il lavoro del minatore, no? Praticamente, per poter chiudere questo anello, ovvero concatenarlo a uno che sta già sulla blockchain, bisogna risolvere un calcolo matematico. Molti sbagliando, ho visto anche gente, anche siti autorevoli, che parlano di hash come un algoritmo di criptazione. Ecco, cominciamo a dire, partiamo un po' dalla base, no? Un pacchetto di dati nel computer in realtà sono dei numeri, anche una parola nel computer sono dei numeri, perché per convenzione ogni lettera è un numero. Io posso dire la A è la 64, allora la B sarà la 65, comunque, e ci sono anche diversi standard, non c'è uno standard solo, ci sono anche l'unità più piccola del computer, il byte. Può essere anche, diciamo, di solito 8 bit, ma ci sono anche delle unità. Il computer può lavorare a 16 bit e a 32 bit. Ogni bit è esattamente il numero più piccolo che può avere il computer. Il computer non conosce la matematica nostra fatta di 10 numeri, il sistema decimale. Lui conosce solamente degli 0 e degli 1, però questi numeri qui si possono convertire in numeri decimali. È solamente un'altra, il numero decimale è solamente un'altra rappresentazione che noi per standard usiamo per rappresentare i numeri. Comunque, il numero è un qualche cosa di universale. Poi ci sono diversi sistemi per memorizzarli e per rappresentarli. Il computer usa il sistema binario, perché al suo interno, già quando era stato inventato, era più semplice tenere dei valori elettrici 0 o 1 o i forellini sulla carta. Il forellino c'è e 1, non c'è e 0. Ecco, partiamo dalla cosa più semplice. Un pacchetto di dati che è dato dalle transazioni, che deve essere memorizzato sulla catena. Perché deve essere memorizzato sulla catena? Quando voi avete il vostro wallet, voi dentro avete i vostri bitcoin, in realtà non sono lì dentro. I bitcoin sono sempre custoditi nella catena. La catena è una catena peer-to-peer, quindi è distribuita in rete. Non c'è rischio che
che venga persa, anche se scoppia la guerra in un paese dove c'è questa catena qua. Ci saranno sempre dei computer in altre parti del mondo che contengono una copia e viene sincronizzata di tutte le transazioni. Quindi tutti questi anelli che si aggiungono alla catena vanno a formare un file. E questo file è distribuito ed è condiviso in varie parti del mondo. Chiunque vuole partecipare può partecipare a tenere questo file qua e a gestirlo. Ecco. Perché è importante aggiungere questi anelli della catena? Serve ad aggiornare questa catena affinché le transazioni vengano di volta in volta vengono archiviate e custodite e si ha anche la possibilità di verifica. Il minatore, per chiudere questo anello della catena, deve fare una operazione. Perché l'anello della catena deve essere chiuso? Questa operazione qui non è tanto semplice, no? Allora faccio un piccolo passo indietro sul tipo di operazione da fare. Cos'è questo algoritmo qui di hash? Per chiudere la catena. È un algoritmo che serve a verificare l'integrità del dato. Non è un algoritmo di criptazione. Questi algoritmi qui sono molto diffusi in tantissimi campi. Anche la carta di credito, nella sua numerazione, ha un sistema matematico per controllare che non sia una carta di credito inventata. Allora, un sistema di controllo molto semplice, che ipotizzo, no? Ma in realtà non viene usato un sistema così, no? Abbiamo detto che ogni pacchetto di dati nel computer sono numeri. Noi spezzettiamo questi numeri qui in tanti blocchi, diciamo, di byte. Avremo, che ne so, 10 numeri, 10 byte, no? Un sistema di verifica potrebbe essere sommare tutti questi numeri e io mi salvo la somma, mi salvo il totale, me lo scrivo da qualche parte. Se dovesse succedere che qualcuno, qualche virus, qualche software, qualche fatto accidentale modifichi uno di questi numeri qua, cosa succede? Io me ne accorgo perché rifaccio il calcolo, calcolo la somma di tutti i 10 numeri, non è più la stessa del numero che mi ero salvato. Allora qualcosa è successo, il pacchetto è stato cambiato. In realtà poi sistemi così semplici esistono, non sono la somma di tutti i numeri, ma si fa l'XOR, che è un'operazione matematica booleana. Si usa di più l'XOR perché l'XOR comunque alla fine ti darà sempre un numero limitato. Sommando tutti i numeri, poi alla fine potresti trovare un numero molto grande e non corrisponde alla tua casella di memoria dove vorresti tenere dentro quel dato lì, ecco, per praticità, diciamo, ci sono delle tecniche molto semplici. La tattica, diciamo, di hash ti dà, diciamo, noi prendiamo tutti questi numeri che formano la nostra transazione, proprio a livello i dati del computer, del pacchetto, e facciamo un'operazione matematica molto complessa che potrebbe essere, vi faccio un esempio, prendo i primi due numeri, li moltiplico fra loro, poi gli tolgo un numero fisso, poi lo rigiro al contrario, lo rileggo al contrario, lo mischio con un altro numero che vado a riprendere. Cioè è un calcolo molto sofisticato che alla fine ti darà un numero che non è la somma di tutti i pacchetti, è un numero abbastanza grosso, che ha pochissima probabilità di ripetersi, però esiste, non è detto che due pacchetti di dati possano dare lo stesso hash, tant'è che è lo stesso discorso come dire se io sommo tutti i numeri di una stringa per ottenere il totale, se io due di questi numeri li inverto avrò una stringa diversa, però il totale sarà sempre uguale. L'unica cosa è che questo sistema è molto probabile che tu ottenga un codice di verifica uguale ad un'altra stringa, mentre l'algoritmo di hash ti dà un numero enorme come risultato, dove la possibilità che questo numero di hash sia
si possa ripetere sostituendo il pacchetto è veramente bassissima. Tuttavia, mi è venuto adesso in mente un'altra cosa e la voglio dire, c'entra con questo, per cui adesso si parla nell'algoritmo del Bitcoin di aumentare questo dato qui della catena, di portarlo da 1 MB a 2 MB. Facendo questo, cosa succede? Proprio per statistica matematica, magari nessuno ci ha pensato, anche quelli che propongono di aumentare il pacchetto da 1 MB a 2 a 8, non ci penso. Aumentando questo pacchetto qui di dimensione, raddoppiandolo, non è che la probabilità che l'algoritmo di hash dia. È possibile trovare una stessa stringa con lo stesso hash. Non è che raddoppia raddoppiando la dimensione del pacchetto, aumenta di miliardi di volte, per cui aumentando la catena, la grandezza della, non della catena, dell'anello, è molto più facile che in futuro ci saranno degli hackeraggi. È proprio una questione matematica. Voi mi dite, ma Andrea, come fai tu a dirlo, a saperlo? Io, essendo autistico con un QI su 150, per me queste cose qua, io già mi immagino anche quant'è la dimensione esponenziale che aumenta di facilità che ne deriva di trovare un altro anello da poter sostituire che dia lo stesso hash. Per cui ci sono anche dei problemi di sicurezza. Tant'è che probabilmente Satoshi, l'inventore del Bitcoin, anche lui è stato un matematico autistico con un QI sopra 150, ha pensato questa cosa di limitare 1 MB, ma gli altri, non avendo le sue stesse capacità, non hanno una visione così globale e riescono a capire esattamente il tutto e il perché di come funziona il Bitcoin e di certi limiti. Per cui vanno a toccare magari dei parametri che era meglio non toccarli, perché se sono fatti così, una spiegazione c'è. Allora, abbiamo detto che facendo dei calcoli con questo pacchetto di dati che è la transazione, io ottengo questo hash, un codice di verifica che non ha nulla a che vedere con la criptazione. Per cui cosa succede? Se qualcuno dovesse manomettere un anello della catena passato o fare qualche gabola, la catena c'ha un suo sistema di controllo, non risulterebbe più il pacchetto di dati corrispondente all'hash contenuto nella catena stessa. Per cui diciamo è un sistema questo qua di controllo. Ecco. Allora, come diciamo, i minatori partecipano a trovare questo hash, no? Allora, il sistema è molto strano e anche abbastanza banale nel frattempo. Ammettiamo di ipotizzare di avere un dado con 50 facce. Io tiro questo dado, mi può uscire un numero dall'1 al 50, potrebbe essere 10, 17, 13. Il gioco consiste che ci sono tante persone che tirano questo dado e il primo che trova un numero al di sotto di 5 ha vinto. Per cui tiriamo il dado, no, tutti abbiamo avuto un numero sopra il 5. Tiriamo il dado un'altra volta, uguale. Tiriamo il dado la terza volta, succede che io, per fortuna, è una probabilità aleatoria, trovo un numero. Mi salta fuori il 4, ho trovato il 4, per cui ho vinto io. Chi vince trovando l'hash giusto viene ricompensato con un premio in Bitcoin. E quel premio in Bitcoin, diciamo, è il cosiddetto lavoro del minatore. Sono i Bitcoin che ancora devono essere minati che vengono estratti. Io vengo premiato con questo premio, ovvero è stato estratto un Bitcoin dal cucuzzaro. Il cucuzzaro è limitato, in tutto sono 21 milioni.
Ecco così. Ecco, diciamo il meccanismo, uno mi dice, ma Andrea, ma se io ho questo pacchetto qua di dati, che è la transazione, io calcolo l'hash, ottengo il numero, ma se io poi lo ricalcolo un'altra volta, cioè tiro il dado un'altra volta, non è che mi esce fuori un hash differente, io otterrò sempre lo stesso numero e anche gli altri la stessa cosa. Com'è? Allora, cioè c'è qualcosa che non quadra. Infatti, al pacchetto delle transazioni io aggiungo un altro numero che di solito il software aggiungono, che fanno mining, aggiungono un numero progressivo, aggiungo sempre un numero e lo aumento ogni volta. Per cui ogni volta questo pacchetto qui di dati in realtà cambia perché ho la transazione più un numero che gli ho aggiunto io. Quindi cosa succede? Io calcolo l'hash, la prima volta il numero che aggiungo io è lo 0, la seconda volta sarà 1, la seconda volta sarà 2, quindi l'hash cambia in continuazione, un po' un giochetto così. Quindi cosa succede? Vince, ottiene il premio di Bitcoin chi ottiene un hash molto basso, sotto una certa soglia che è stata prestabilita dalla rete in quel momento lì. Per cui, diciamo, siccome la possibilità di trovare questo hash è molto bassa, perché noi parliamo, io ho fatto l'esempio del dado, sono solamente il dado con 50 facce, devo trovare un numero sotto di 5, la possibilità, diciamo, è 1 a 10. L'hash è un numero enorme, stratosferico, e trovare un numero molto basso e ogni volta questo limite si abbassa man mano che aumentano i miners, è una cosa molto difficile, per cui ci vuole diverso tempo per chiudere l'anello. E quindi la ricompensa che viene data ai minatori viene data un po' alla volta con il contavoce, e in questo modo anche il Bitcoin non si inflaziona. Cosa succede in questi software che vanno a minare il Bitcoin? Minare il Bitcoin, uno si immagina, diciamo, quello che si avvicina la prima volta al Bitcoin, ma anche tanta gente che gli dà anni. Si immagina quello col piccone e una montagnetta con dentro una moneta incastonata dentro, come la spada addestrare nella roccia, e deve stare lì così, no? Allora, per minare questo Bitcoin bisogna essere molto veloci a chiudere questa catena, per cui è importante avere una grande potenza di calcolo per fare questi tentativi in maniera molto veloce. Tu più tentativi, è come dire, noi ci sediamo al tavolo, io tiro il dado e devo trovare un numero, no? Però non è che altra gente si siede al tavolo, compete con me, non è che siamo obbligati a tirare il dado tutti nello stesso momento. Io posso fare molti tentativi, pam 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 pam, lanciando il dado molto più veloce, l'altro lì che dorme tira il dado, poi si fuma la sigaretta, lo ritira. È chiaro che io, facendo molti più tentativi, ho più possibilità rispetto alla concorrenza. Per cui ecco perché in gioco entra sempre una grandissima potenza di calcolo, perché c'è molta competizione nel trovare questo hash, questo numero molto piccolo che andrà a chiudere la catena. Il software che io ho in dotazione me lo posso scrivere io, posso prenderlo già fatto, e a volte quelli già fatti, siccome sono compilati, non sempre è ben chiaro cosa c'è dentro. E la cosa ancora più, adesso voglio parlare proprio dell'altro aspetto, di quello, ci sono dei gruppi che si uniscono, diciamo, per minare tutti assieme, in modo da avere più potenza di calcolo e dividersi i bitcoin guadagnati facendo l'estrazione, no? Estraendo i cosiddetti bitcoin dalla miniera. Perché questo? Perché io sono da solo, la mia potenza di calcolo che posso avere, diciamo, una scheda video o anche dell'hardware dedicato, comunque sia, rispetto a tutto il cucuzzaro che c'è in gioco, è qualcosa di molto piccolo. Sarà molto improbabile che io riesca a chiudere quell'anello lì della catena. Per cui,
unendo la mia potenza di calcolo con le mie risorse che ho a casa, con altra gente che estrae Bitcoin, ho più forza io con gli altri. L'unica cosa è che dopo chi trova questo aste più della catena, siccome l'abbiamo fatto assieme, si deve dividere il suo premio con gli altri. E il software come funziona? Il software funziona così. Io guardate sorgenti, io tento di chiudere la catena. Quando trovo un numero molto piccolo, ma non è detto che quel numero lì riesca a chiudere la catena, io quel numero lì lo spedisco anzi, è difficile che proprio, cioè io trovo tanti numeri, quelli sotto una certa soglia forse vanno bene, e io li spedisco alla centrale che dirige tutti noi che partecipiamo a questo gruppo. Io glielo do, lui lo testa, se va bene lui prende, è lui che ha quell'hash vincente, quello molto basso, gliel'ho dato a lui. Se quello è veramente quello talmente basso che chiude la catena, prende il premio e ce lo distribuisce a tutti noi. La cosa più semplice che viene da sospettare, no? Ma chi è che ti dice che io gli do il mio hash molto basso? Lui mi dice: no, guarda, non ha chiuso nessuna catena, e in realtà se lo è tenuto lui e si è preso il premio. Per cui in questo sistema qua c'è grandissima possibilità di barare, ma la cosa più semplice è barare in questo modo. E io partecipo alla catena, modifico il software quando io trovo dei numeri molto bassi, al posto che mandarglielo a chi dirige il vaporetto, a, diciamo, alla centrale che tiene tutti noi, che gestisce il gruppo di noi minatori associati fra di noi. Io cosa faccio? Quando trovo un numero molto basso, al posto che mandarglielo a lui, controllo io se chiude la catena, se chiude me la chiudo io, e a lui non gli do niente. Lui, vedendo che, cioè, gli do quelli molto bassi, ma che però non fanno niente. Ogni tanto magari gliene do uno che davvero, se capita, dipende dalla mia potenza di calcolo, magari non gliene do neanche mai. Lui cosa potrà pensare? Lui potrà pensare che io ho solamente un hardware poco potente, per cui non chiudo mai questi anelli qui della catena. Ecco, per cui su questo sistema qua non c'è nulla che vieta di modificarsi il proprio software, poi te lo ricompili e vedi se l'hash è quello giusto, tu non glielo mandi, non lo condividi con gli altri. Per cui in queste associazioni qua di minatori ci potrebbe essere, e io sono convinto, ma ce ne saranno anche tantissimi, soprattutto chi sa il fatto suo, chi ci capisce di programma, ma anche chi non capisce di programmazione, si prende un programmatore e dice: dai un'occhiata a questo, è solamente da mettere dentro un if, due o tre condizioni, non è una grossa modifica. Secondo me, chi partecipa a questi gruppi qui di mining condiviso, c'è dentro chi bala. E chi bala più di tutti, secondo me, è quello che gestisce la catena. Uno potrebbe appiopparti dentro, cioè toglierti dei risultati, qualche cosa potrebbe sempre fare. Non esiste un sistema di controllo reciproco, se uno vuole lì dentro bara. Poi ci sono altri sistemi dove tu addirittura affitti l'hardware per fare mining, lo affitti dalla fabbrica, diciamo, che tiene dalla fabbrica, dalla postazione che ne tiene tanti, e te lo affitta a te in modo da non fartelo te da casa, perché in certi paesi, non so se voi, io sono in Russia, ho anche la fortuna che non pago la corrente, c'ho l'esenzione, c'ho il cosiddetto il Gotni, che anche in Russia è una cosa rara non pagare la corrente. Io l'ho ereditato, per cui sono stato anche abbastanza fortunato. Però, pur avendo la corrente gratis, non mi sono mai messo dentro a fare il lavoro del minatore. Probabilmente avrei dovuto farlo quando è una cosa ancora molto semplice e i bitcoin si minavano così come giusto ridere. Allora, c'è quest'altro sistema dove tu da casa tua,
questioni di bollette e costo esoso della corrente, che in alcune parti del mondo ovviamente rende impossibile l'operazione, c'è qualcuno che dice: vabbè, dai, io apro in Georgia. La Georgia va tantissimo per questa cosa qui. Evidentemente lì la corrente te la regalano come a casa. Cosa succede? Tu noleggi da loro l'apparecchio che tu potresti aver tenuto a casa, ma non ti avrebbe reso niente per la corrente. L'unica cosa, il discorso è sempre lì. Chi è che ti dice che quello lì è onesto circa i risultati che ottieni dal mining? Oppure lui ti mette dentro, lui non lo fa, ti mette dentro dei costi di gestione che sono il suo guadagno, e magari fa anche la cresta sul costo del kilowatt della corrente, ti fa la cresta e ti aggiunge un 20% in più, oppure comunque sia quello che gestisce questo sistema qua, che ti affitta da remoto dalla Georgia o dalla Cina, dove che sia, ti affitta un apparecchio per fare il mining. Lui vuole fare come me, vuole di mattina appena svegliato in pigiama mangiarsi le tartine col caviale Beluga, uscire fuori, fare una bella vita, comprarsi il sigaro, magari neanche fuma. Compra il sigaro, quello da $300 solo per fare la scena, poi lo butta via. Chi è che paga? Chi è che fa fare la vita da nababbo a quello lì che tiene il suo hangar con dentro tutte le macchine per fare il mining? Sei te per quello alla fin fine, e tu non hai comunque una forma di controllo per capire esattamente. Se quello lì sta facendo, lui potrebbe anche metterti i costi e tutto quanto, e in più non dichiarare neanche tutto quello che viene realizzato con queste operazioni qua di mining. Per cui c'è sempre, io sono molto scettico. Qui sicuramente quello più onesto farà la cresta sul costo, sui costi minimo. Quindi poi ultimamente il Bitcoin sta salendo molto rapidamente, quest'anno ha fatto delle performance incredibili, anch'io mi sono detto: ma mi compro un po' di hardware, lo tengo a casa acceso, faccio giusto così. Ma non, alla fin fine non conviene, conviene di più comprare il Bitcoin, te lo tieni lì, fai più guadagno che a star dietro ad unirti a queste cooperative qui che fanno mining assieme, o te da casa che ti così devi anche pagarti anche la corrente. In questo momento qui, secondo me, non conviene. Ecco. Credo di aver trattato in maniera molto semplice l'argomento. Io mi rimetto qua a mangiarmi le mie tartine col caviale. Ci sentiamo e alla prossima.